C'è un ritratto che Dante Gabriel Rossetti ha fatto di me, la sua amata. Lo guardo, ammirata, e mi pare di vedermi allo specchio. Sono Elizabeth Siddal, detta Lizzy. Nel dipinto le mie mani posano sul mio cuore. Un cuore ferito, poiché Dante Gabriele mi prometteva di sposarmi e poi sempre rifiutava. Io annegavo il mio dolore assumendo il laudano. Lo ingerivo per dimenticare il continuo tergiversare di Dante Gabriele. Io lo amavo follemente. Ed era per me una grande gioia posare come modella per i suoi quadri. Uno di questi ora si impone alla mia mente, Canto di Natale. Io Lizzy feci da modella per la figura centrale. Dante Gabriele mi ritrasse con lunghissimi capelli tendenti al rosso. Due ancelle stavano ai miei fianchi vestite in verde. Una pettinava le mie chiome. L'altra prelevava un flacone di profumo per spargerlo sul mio corpo. Io Lizzy sedevo al centro e avevo sulle ginocchia un clavicordo. Esso mostrava inserite nella sua struttura un'annunciazione e una natività. E su tale strumento io suonavo il canto di Natale. Dante Gabriele, quando ebbe realizzato questo dipinto, me lo mostrò. Ricordo bene l'emozione che provai vedendo che avevo prestato il viso alla figura centrale del quadro. E dal mio cuore germinarono molte riflessioni. Pensai alla mia vita senza Dio. Pensai al laudano che spesso assumevo. Capii che stavo buttando via la mia vita. E mentre tali pensieri partivano nel mio animo, fissai in modo particolare e intenso la figura centrale del dipinto. I miei occhi si posarono sull'Annunciazione e sulla Natività. E per alcuni secondi pregai quel Dio in cui non credevo e non avevo creduto. Gli dissi: bambino che sei nato, tu Dio onnipotente da una vergine, dove sei? Se non sei solo dipinto e ritratto, se non sei solo un frutto dell'umana fantasia, allora rivelati al mio cuore. Allora mostrati al mio bisogno di significato. Distogli tu, bambino divino, le mie labbra dal laudano. Rischiara la tenebra del mio cuore. Illumina la mia mente. Così sussurrai tra me e me, io Lizzy Siddal. E intanto continuavo a fissare la donna in rosso del dipinto e in lei mi specchiavo. Mi pareva allora che ella mi parlasse e mi dicesse: Lizzy, io sono il tuo doppio, sono il tuo alter ego, sono la tua parte costruttiva e non distruttiva. Sono la tua parte affezionata al bene. Suono un canto di Natale per annunciarti la potenza del Dio bambino. Ti dono la mia musica per ristorare il tuo cuore. Te la dono per circondare di note la tua anima. Te la regalo per strapparti dalla distruzione causata dal laudano.
Io continuavo a fissare questa figura centrale e il suo rosso entrava nel mio cuore e pian piano lo illuminava. E le note che uscivano dal clavicordo parevano fiori che attecchivano nel terreno della mia anima. Io li raccoglievo e ne facevo un mazzo. E con essi decoravo i miei rossi capelli. Quei capelli che nel quadro Dante Gabriele aveva ritratto lunghissimi. Ed ecco, udivo di nuovo con la fantasia la voce della figura centrale che mi diceva: «Guarda, l'ancella alla mia destra pettina le mie chiome, scioglie i loro nodi, e pettinando scioglie anche i nodi del tuo cuore, Lissi. Scioglie quell'impulso autodistruttivo che ti porta ad assumere il laudano come soluzione dei tuoi problemi. Io, Elisabeth, detta Lissi, negli occhi della figura centrale del dipinto vedevo i miei occhi. Scorgevo in essi l'abisso di sofferenza che mi abitava. E tuttavia la donna dipinta da Rossetti aveva una speranza nel cuore e suonava un canto per il Dio bambino. Inneggiava a lui che era nato per salvare il mondo. E mentre contemplavo il dipinto, di nuovo mi pareva di sentire la donna in rosso parlare. Mi diceva: «Osserva il tappeto che sta ai miei piedi, nero e oro. Il nero è la tenebra in cui è avvolto il tuo cuore. Ma l'oro è il fulgore del Dio bambino che viene per distruggere ogni briciola di oscurità e di cenere. Io, Lissi, pregavo allora questo Dio bambino affinché una scintilla di quest'oro penetrasse nel mio animo. Così pregavo io, Lissi, io che mai mi ero rivolta a Dio precedentemente. E con la fantasia mi pareva che la figura centrale del dipinto mi sorridesse e mi dicesse: Lissi, cessa di autodistruggerti, cessa di pensare al suicidio. Io, Lissi, avevo circa 30 anni e da tempo pensavo alla morte, a una morte che avrei voluto darmi con le mie mani. Ma la donna in rosso del dipinto centrale pareva dirmi: desisti, desisti, c'è un Dio che si è fatto bambino ed è nato anche per te. Allora mi pareva che io, Lissi, e le tre donne del dipinto formassimo un coro e insieme intonassimo il canto di Natale. Dalle nostre labbra le parole uscivano come mosse da una forza trascendente. E Dante Gabriele cantava con noi. Con la fantasia sentivo le nostre voci danzare nell'aria come farfalle. E un desiderio di vita, di bene, di gioia iniziava ad albergare nel mio cuore. Per un attimo dimenticai il laudano e i suoi effetti. Per un attimo sentii l'impulso distruttivo andar via. Per un attimo il canto di Natale che usciva dalle mie labbra, dalle labbra delle ancelle, da quelle di Dante Gabriele, per un attimo questo canto illuminò la mia mente. E una gioia profonda si inerpicò tra le pieghe del mio animo. Io rinascevo, rinascevo specchiandomi in un quadro di Dante Gabriele. E mentre l'ancella in verde scioglieva i nodi delle chiome della figura centrale del dipinto,
percepivo che anche i nodi della mia anima si scioglievano. Il canto delle nostre voci si librava nell'aria come il volo di una bianca colomba. Io lì si respiravo il gusto della vita come mai mi era accaduto e fissavo l'immagine dell'annunciazione della natività e con la fantasia mi pareva di sedere davanti alla donna vestita in rosso del quadro. Mi pareva di suonare insieme a lei sul suo clavicordo. Mi pareva poi di inginocchiarmi davanti al Dio bambino e di lodarlo. E il canto di Natale diveniva un canto di inno alla vita. E le note vibravano nell'aria come semi trasportati dal vento e destinati a germinare, a spuntare in forma di bellissimi fiori. Il verde dell'abito delle ancelle del dipinto mi pareva donarmi un'eterna primavera. Come se virgulti, rami, foglie dense di vita germinassero nel mio animo. Avevo circa 30 anni, ma il mio cuore era diventato bambino, come se da poco fosse nato e fosse approdato alla vita. Il nostro canto di Natale finì e un silenzio aurorale e sacro abitò in me. Poi di nuovo udii le note del clavicordo e la donna in rosso mi disse: «Senti com'è dolce la musica della fede. Senti come le note del Dio bambino spassano via il buio della disperazione». «Sento», risposi. E in quel momento desiderai che tutta la mia vita permanesse nel fissare questo quadro. Desiderai che quel canto di Natale sgorgato dal mio cuore fosse eterno. Per qualche secondo, per qualche minuto, conobbi l'ebbrezza dell'onnipotenza del Dio bambino. E questo fu il dono di tutti i doni, il dono con la D maiuscola. Un dono fatto a me, Lissi Siddal. A me immortalata in un dipinto di Dante Gabriele che mi ritrae. Vedo i miei occhi chiusi, il mio volto triste, le mie mani che sembrano proteggere un cuore desolato, un cuore pronto a consegnarsi al laudano, eppure un cuore in cui alberga una domanda. Una domanda di senso e di significato, un cuore che sembra dire: «Vieni in me, Dio bambino, vieni in me, Dio onnipotente, donami le note del canto di Natale e sulla loro musica io canterò per te. Sarò la donna vestita di rosso che suona il clavicordo e inneggia te, Dio della vita. Dove sei, Dio bambino, dove sei? Io, Lissi Siddal, ti cerco. Ti cerco affinché tu mi liberi dal laudano. Ti cerco come in un eterno canto di Natale».